Dottoressa Racca, in questo momento presidente di Federfarma Lombardia, cade a fagiolo. Esatto. Dottoressa, perché lei, fra le altre cose, lei è stata proprio la promotrice, una delle prime promotrici, quella forse insomma che ci credeva di più, della legge sulla farmacia dei servizi. E la vogliamo spiegare un attimo perché lei ha voluto così tanto la legge sulla farmacia dei servizi? Perché è importante avere la farmacia dei servizi? E che cosa vuol dire sulle vaccinazioni anti-Covid? Che è questo che ci vuole, che e ci interessa poi? E cosa può rappresentare proprio anche come presidio sul territorio? Abbiamo già fatto tutte le domande per cui lei può rispondere tranquillamente a un po' di cose, diciamo, di cui abbiamo tanto parlato. Grazie di averci invitato a questa bella trasmissione, così raccontiamo tante cose che saranno utili per i cittadini. La legge dei servizi, è vero, l'abbiamo voluta, l'ho voluta profondamente, perché volevo che la farmacia fosse un centro, è sempre il primo presidio del sistema sanitario regionale e nazionale, ma volevo che diventasse un centro polifunzionale, cioè non soltanto la dispensazione dei farmaci. E questo è sempre più importante perché l'aumento delle malattie croniche e fortunatamente anche l'aumento della vita delle persone quindi porta alla necessità di dare più servizi. E così è nata e i cittadini lo sanno perché adesso possono venire in una farmacia a fare un'autoanalisi, possono venire in una farmacia a fare un elettrocardiogramma, un holter, fanno degli screening all'interno della farmacia o prenotano le visite. È stata una cosa secondo me straordinaria che ha reso tutto più semplice per i cittadini. E adesso ci sono due grandi novità. Nel Covid la farmacia durante questa tremenda pandemia, io penso che la farmacia ha dato prova di essere veramente presidio, noi ci siamo sempre state, siamo sempre stati vicini alla gente, li abbiamo aiutati non soltanto nei segnali come le mascherine dove andavano tenute o nel distanziamento tra uno e l'altro, ma poi li abbiamo aiutati stampandogli le ricette, abbiamo fatto mille cose. Ma quella che sarà la vera novità, la vera svolta, sarà quella di fare le vaccinazioni in farmacia. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia si è avvicinata a tanti altri paesi dove questo già avviene. E sto parlando di paesi anche vicino a noi, come la Francia, come l'Inghilterra. Quindi sarà facile per le persone, non ora, ci stiamo attrezzando, quindi non chiedete in farmacia adesso, spero brevissimamente, quando arriveranno i vaccini. Allora sarà molto facile venire in farmacia, noi naturalmente quindi faremo compilare tutte le carte necessarie, quindi che riguardano la privacy e tutto quello che riguarda anche la vita delle persone, faremo la vaccinazione, terremo le persone 15 minuti lì perché bisogna sempre naturalmente controllarle e poi quindi diremo, quindi manderemo alla regione naturalmente il report di tutto quello che è stato il vaccino, quale il lotto. Insomma, io penso che il fatto di potersi vaccinare in farmacia aumenterà molto, molto la copertura vaccinale, perché la gente del farmacista si fida, perché della farmacia è vicino alla casa di ognuno di noi, perché possono venire tutti i giorni. Guardate, in questo momento noi abbiamo fatto le prenotazioni per gli ottantenni, le persone che hanno più di 80 anni sono venute in farmacia perché forse anche magari iscriversi così online era per loro difficile. Li abbiamo seguiti, li abbiamo prenotati, abbiamo seguito Regione Lombardia, adesso stanno vaccinandosi, sono contenti di questo, tra poco inizierà forse la seconda dose. Ecco, tutto questo lo faremo quindi anche per tutte le altre età e per, naturalmente quindi ci auguriamo che questo parta presto e che i vaccini arrivino Presidente, presto. Presidente Racca, Presidente Racca, quindi io vado al sunto, no? Quando arriveranno i vaccini, quando ci saranno i protocolli, la parte diciamo così informatica, tutto l'accrocchio che insomma non ha funzionato benissimo, però quando funzionerà tutto perfettamente io scenderò dall'ufficio, farò i miei 30 metri fino alla farmacia e mi farò iniettare una bella iniezione di Pfizer che mi garantirà la copertura, che peraltro dovrà essere rinnovata, perché sappiamo che questo coronavirus con tutta probabilità ci porterà a dover rinnovare la vaccinazione più volte. È questo il futuro? È questo il futuro abbastanza immediato? Come lei dice benissimo, non sarà mai col vaccino Pfizer, perché quello è un vaccino che va conservato a 70 gradi sotto zero e quindi ci sono quei frigoriferi enormi che abbiamo visto molto speciali, ma sarà sicuramente con quei nuovi vaccini tipo Johnson & Johnson o Moderna, gli altri tipi di vaccini.
non so ancora esattamente per quali vaccini, cioè su quale mappa sarà quindi l'azienda con cui faremo, ma penso saranno più aziende. Ecco, io sarà così perché questa deve diventare, perché dobbiamo vaccinare, una guerra e dobbiamo vaccinarci assolutamente tutti. Guardate, se posso aggiungere quanto è stato anche importante in questi momenti fare i tamponi in farmacia, perché anche quello le persone non sapevano dove andare a farlo. Invece adesso diciamo sarà molto più facile perché vengono in farmacia e noi lo facciamo. Non sono ancora tutte le farmacie, sono un terzo le farmacie della Lombardia che lo fanno, ma presto noi faremo una app che c'è già, che è la app di Regione Lombardia, in cui diciamo le persone possono, si chiama La Mia Farmacia, possono controllare la farmacia aperta, scusate, possono controllare la farmacia aperta, i turni, gli orari e presto inseriremo anche le farmacie che fanno le vaccinazioni e le farmacie. Presidente, la settimana scorsa in trasmissione noi abbiamo parlato di telemedicina e ci siamo anche chiesti, no, quando si potrà cominciare a utilizzare la telemedicina, anche se poi, come vede lei, i collegamenti sono abbastanza complicati. Quanto è importante la telemedicina per la farmacia del futuro? Tantissimo, è una bella domanda questa, tantissimo. Noi dobbiamo lavorare, l'abbiamo anche nel cronoprogramma di Regione Lombardia, quindi sarà uno degli obiettivi del 2021 proprio delle farmacie con la Regione Lombardia. La telemedicina è già una realtà perché quante vite abbiamo anche salvato di persone che si sono rivolte alla farmacia magari al sabato, la domenica, abbiamo fatto un elettrocardiogramma e chiaramente mandando il tracciato dei medici, i cardiologi dicevano immediatamente mandateci qui negli ospedali. Quante persone abbiamo salvato in questi anni? Il futuro sarà proprio una telemedicina fatta magari a domicilio, fatta diciamo per il paziente cronico, quindi dobbiamo lavorare su questo perché ormai le tecnologie sono straordinarie e penso che la farmacia insieme ai medici di medicina generale, a tutti gli operatori sanitari possa fare tanto per quei pazienti che sono a casa, per quei pazienti che sono cronici. Grazie, grazie a Rosa Racca. Torniamo un attimo in studio. Grazie Presidente. Una Grazie. parola sola, come la vede la Lombardia in questa operazione vaccini? Velocemente. L'ho perso No, la parola. dico come la vede la Lombardia messa in questa situazione sui vaccini? Rapidissima. Io penso che la Lombardia, le dico da lombarda e da milanese, sia la più grande regione italiana, sia la più straordinaria regione italiana, la regione che più ha sofferto, però non è vero che è indietro rispetto alle altre regioni. Certamente tante cose vanno migliorate e noi ci siamo per dare tutto il supporto affinché i cittadini lombardi abbiano come sempre l'assistenza che meritano e un'assistenza eccellente come è sempre stata e sempre sarà. Allora, grazie a Anna Grazie. Rosa Racca, che io ringrazio anche perché è sempre sorridente, il che è una cosa buona, Matinzoli, no? Soprattutto in Sorridere, questo soprattutto in momento. questo momento.